e parte ancora titolare, perché questo stato di forma non può essere ignorato, e il Napoli in questo momento si sta aggrappando molto a questo ragazzo, che chiaramente rappresenta proprio, secondo me, una transizione epocale, no, Silver? Tra presente, ma anche quello che sarà. Quindi è molto interessante analizzare proprio il percorso di crescita di questo ragazzo, e mi aspetto che sia che sappia confermarsi, ecco, domani pomeriggio contro lo Spezia. Sì, incominciamo, apriamo ufficialmente il nostro filo diretto, andiamo al telefono, vi ricordo ancora una volta il numero che terremo il più possibile in sovraimpressione, 081 554 9988. Domanda: che Napoli vi aspettate domani in campo alla Spezia? Innanzitutto ballottaggio tra i portieri, Ospina e Meret. Tra poco, Arturo, ti chiederò di ricordarci anche il dato numerico del minutaggio che accompagna la coppia dei potenziali difensori centrali titolari Manolas e Rachmani, che hanno giocato pochissimo insieme, ma non c'è altra strada se non quella di adattare Di Lorenzo centrale. Mi sembra che Gattuso non sia orientato verso questa strada. Cosa vuoi intervenire prima che andiamo al telefono? No, l'abbiamo lanciato come sondaggio sui social di Canale 8, in riferimento proprio al fatto che credo che abbiano giocato 54 minuti insieme. 56 forse. 56, ecco, 56, avevo il dubbio, come ovviamente succede quando è 59%, sbagli sempre. Però i due presidenti sono abbastanza nefasti, lo diciamo ieri, quello è il problema, al di là poi del minutaggio. Quel primo tempo di Udine, che però davvero Silver fu shock per Rachmani, no? Probabilmente si fece travolgere dall'emozione in quel momento, infatti poi Gattuso lo cambiò alla fine del primo tempo, e poi Manolas invece subentrato con Sassuolo a far coppia con Rachmani per gli ultimi minuti, che combina quella frittata, mannaggia a lui, che è costata due punti pesantissimi, perché averceli oggi quei due punti in più. In linea generale io poi non li vedo così incompatibili come caratteristiche tecniche, credo che forse Gattuso magari non ci abbia mai lavorato, perché non li vedeva insieme, quindi preferiva altre coppie, però è chiaro che in questi giorni ha avuto tutta la settimana per come dire, affinare questa intesa, no? Certo, io mi aspetto e voglio un Napoli vincente, ci saluta Giovanna, esemplare. Resti esemplare anche questo messaggio, prendete la scia dell'ottima Giovanna. C'è un dato che bisogna tenere in considerazione, per questo il Napoli dovrà stare attento, è un dato statistico, Arturo. Lo Spezia è in serie positiva davanti al proprio pubblico, in realtà non c'è pubblico, però nello stadio amico, perché viene da 3 vittorie e 3 pareggi, quindi bisogna prendere lo Spezia con le molle, quindi andare oltre l'etichetta semplice del nome, che è quello di una neopromossa. Ma poi la gara di andata, Silver, ce lo deve ricordare, però, la ricordo con sofferenza quella gara. Ma Arthur, la gara d'andata fu veramente a senso unico, cioè io ricordo... No, assurda, nel primo tempo il Napoli poteva essere avanti di 8 gol, credo. Però fu molto obiettivo, e per questo ti ricordi noi... Anche italiano. Italiano disse: abbiamo vinto una partita, italiano, non sappiamo neanche noi come l'abbiamo vinta. No, ma assolutamente, ma sul piano tecnico c'è un abisso, dai, Silver, c'è veramente un abisso. Questo non fa altro che sostenere il peso del lavoro d'italiano, che per me sta facendo qualcosa di incredibile, Silver. Vedere il Parma, ad esempio, che va in B con quella rosa che è nettamente superiore a quella dello Spezia, a gennaio hanno investito tantissimo. Italiano, se si salva, veramente ha fatto un miracolo e merita una panchina di una squadra importante. Poi molto dipenderà anche da altri fattori, no? Se il Napoli magari non va in Champions, e noi non vogliamo nemmeno accoglierlo questo pensiero, ci poteva fare un pensierino. Però penso ad esempio che il Sassuolo possa essere per lui un passo di crescita ulteriore, per poi presentarsi ad una big, perché credo che sia destinato lì. Italiana. Vincenzo Bussone ci chiede cosa ne pensiamo della nuova formula della Coppa Italia, ne parliamo tra pochissimo, anche se ci siamo espressi in maniera non favorevole, assolutamente non favorevole ieri, però andiamo al telefono prima. Pronto? Pronto? Va bene, era Edoardo da Torre del Greco.
Edoardo, ti sei tirato indietro? Eccolo. Forse. No, niente da fare. Vabbè, Edoardo, riprova. Teniamo in sovraimpressione il numero di telefono. Allora, la Coppa Italia, la nuova formula, non ci piace per niente. Però le società, caro Arturo, hanno votato praticamente all'unanimità con la scusa e il pretesto di dover snellire i calendari. Allora, sono anni che noi diciamo, sosteniamo la linea, valorizziamo la Coppa Italia. Come si può valorizzare la Coppa Italia ulteriormente per non renderla una manifestazione che diventa bella, bellissima, intrigante a partire dai quarti di finale in poi? Molto semplice, prendi il format inglese e lo adatti a quello italiano. Coinvolgi le squadre di quarta serie, di serie C, fai che le grandi squadre debbano far visita alle piccole nei loro stadi, metti anche gare ad eliminazione diretta, secca. E invece che cosa succede? Che il palazzo italiano del calcio, dopo aver stigmatizzato così e così alla maniera italiana l'idea del malsana della Superlega, cosa fa Arturo? Prende il modello della Superlega e di fatto lo adotta per la Coppa Italia. È così o no? O interpreto male? Una figuraccia, sì, ma poi gli stessi che si sono schierati, si sono strappati le vesti per dire no, il calcio va tutelato il merito, e poi alla fine fanno una Coppa Italia preconfezionata. Ma è una tristezza infinita, Silvio, una figuraccia l'ennesima di un calcio gestito da personaggi molto discutibili, onestamente. È chiaro che ormai il format di questa Coppa Italia è finalizzato solo a portare le big ai quarti per provare a fare un po' di ascolti in TV con quelle gare. Si perde proprio il senso, secondo me, della competizione, ma già lo si era perso, come dicevi tu, col fatto che tutte le piccole andassero a giocare sul campo della big e che non senso, il contrario. Che senso? Che, rimandi, cioè, che poi accadono storie incredibili come quella del Pordenone che porta a San Siro l'Inter ai supplementari, forse ai rigori, non ricordo, però sono casi estremi. Ai rigori, ai rigori, ai rigori. Dovrebbe accadere il contrario, sarebbe bello che questi piccoli centri che covano però una grande passione per il calcio possono avere la possibilità di ospitare queste grandi squadre. Tutti negativi intanto i tamponi, giro di tamponi a Castelvolturno, ottimo, quindi è possibile tirare un sospiro di sollievo. Andiamo al telefono, pronto? Niente da fare, niente da fare. Oggi o siete sfortunati o non avete pazienza o siamo lunghi noi. Probabile sia la terza, quella giusta. Comunque, Ospina o Meret, secondo me? Secondo me ci sono tutti i segnali, sì, affinché giochi Ospina. Sì, io sono d'accordo con te, ma per un fatto anche proprio tecnico, perché mancano Koulibaly e Maximovic. Quindi dovrei adattare Rachmani centro-sinistra, Manolassa ad impostare, chiaramente è un punto debole, lo sappiamo. Credo che proprio queste considerazioni porteranno Gattuso a scegliere Ospina se vuole fare il suo gioco con l'uscita dal basso e non rischiare. Lo Spezia è una squadra che ti presta anche abbastanza. Se mettiamo insieme tutti questi piccoli elementi, anch'io sono con te e dico Ospina. Proviamo al telefono? No, non ancora. Aspettiamo. Sono andato anche veloce stavolta. Sì, stavolta sei andato anche veloce. Sto scorrendo un po' di immagini dai social e sono bellissime quelle che arrivano da Salerno. Veramente bellissime. Quello è uno stadio che io ho vissuto diversi anni e più volte ti ho raccontato di quanto forte e stupenda. Episodi fantastici, mi sì, episodi. Di quanto forte e stupenda fosse la passione di quella piazza. Beh, la Salernitana in Serie A sarebbe una gran cosa, sistemato naturalmente quello che è il passaggio, il gioco, no? Il gioco societario. L'inghippo Lotito. Però come fai a non render merito a Lotito? Dovesse riuscire l'impresa, Arturo? Sicuramente i tifosi della Salernitana che non l'hanno amato in questi anni, credo che adesso dovesse arrivare questo traguardo che è davvero vicino. Dovranno ricredersi e soprattutto per il Sud, Silver, noi siamo legati comunque al Sud, quindi se squadre del Sud tornano in Serie A ci fa piacere, poi su piazze comunque grandi, secondo me non può che essere un bene per tutto il movimento campano, con tutto quello che rappresenta, soprattutto in un momento storico ed economico così complicato per la Campania, per l'Italia, ma per la Campania ancora di più.
Ecco, la Salernitana in Serie A può essere come dire, un treno, che porta, che traina delle cose buone per tutta la Campania. Quindi speriamo che alla fine vada Riesca incontro questa l'impresa. promozione. E speriamo riesca l'impresa anche al Benevento. Innanzitutto di battere il Cagliari. C'è Mazzoleni al VAR, a Benevento. Oggi intanto io ho seguito. Ormai ha preso casa in In Campania, Campania. praticamente è sempre qui. Oggi ho seguito la partita di Salerno con Non Fabbri. vorrei, Silver, che per questioni di spostamenti poi dicono: vabbè, resta lì che martedì c'è il Napoli. Occhio. Ah, dici. Con l'Udinese, Ormai chissà, se chissà. fa una sì e una no. È vero, forse è stato assegnato, sai come succede di solito con i bordocampisti, no? Li assegnano ad una squadra e li tengono lì. Comunque, risolto l'arcano, avevamo praticamente una grandissima richiesta di partecipazione alla nostra diretta e finalmente un telespettatore che l'ha spuntata sugli altri. Al telefono, pronto? Sì, ciao Silver. Ciao Bruno, ciao. Sì, ciao Silver, non so se ricordi, sono Bruno di Castellammare, ci siamo sentiti diversi mesi fa. Sì. E in effetti ero un pro De Laurentiis, non so se ricordi. In effetti, Silvio, io ho la domanda che volevo farti, al Vai. di là di tutto, e cosa ne pensi il fatto della Superlega, che sinora si è solo parlato, bla bla bla, però non ho sentito nulla di concreto riguardo un'eventuale punizione, qualche cosa, insomma, da dover punire, insomma, queste società. A mio parere non è corretto che se ne escano puliti così come in effetti sta scemando, scusami il termine. Sì, però vedi Bruno, l'allarme è stato lanciato e coinvolgo anche Arturo dai cronisti, dai colleghi di ESPN, che hanno insomma, messo in evidenza come l'UEFA davvero stia pensando ad una sanzione che penalizzi con l'esclusione di 1 o anche 2 stagioni queste squadre, le squadre protagoniste della malsana idea, dalla Champions League. È per questo che raccontavamo in apertura del tentativo del Milan che sta facendo una corsa finché per trovare una soluzione, per uscire naturalmente dalla Superlega e quindi per evitare sanzioni. Il Milan deve però prima entrarci in Champions League, qualificarsi. Sicuramente, ma partirà poi dal prossimo anno o già da quest'anno, da questo campionato, perché se parte da questo campionato, beh, allora al di là della vittoria che possiamo con lo Spezia, che dobbiamo obbligatoriamente con lo Spezia, beh, a questo punto diventa poi, tra virgolette, facoltativa, ma se parte dal prossimo anno, beh, allora dobbiamo lottare, dobbiamo realmente vincere col sudore, perché poi in effetti è anche giusto che sia così. Dovrebbe essere sempre così, Bruno. Però, vedi, comunque, l'Italia come ha risposto? L'Italia ha risposto, l'Italia dei presidenti, perché questo nuovo format della Coppa Italia è passato ad unanimità. Tutti i presidenti dei club italiani hanno votato per l'esclusione dal nuovo format delle squadre di Serie C. No, ma infatti è squallido perché poi alla fin fine la meritocrazia, la bellezza di vedere la squadra che emerge, il piacere della Cenerentola ci viene a mancare, è proprio squallido, poi ognuno può pensarla come vuole, ma è diventato un mercimonio, solo un fattore economico e basta, cioè va proprio a perdere il calcio, ma questo è un mio pensiero, è un mio percepito, poi è chiaro che ognuno può vederla come meglio crede. Vabbè, Bruno, non hai altre domande o considerazioni? No, domande no, mi auguro semplicemente che il Napoli possa finalmente vincere, che il Napoli possa farci divertire, visto che comunque, come ha accennato poc'anzi, che come Covid dovremmo essere coperti, eccetto Coulibaly. Speriamo, insomma, di farcela e in bocca al lupo per tutti. E soprattutto tanti auguri a Minervini e a te, Silver, siete Grazie. eccezionali. Bruno, grazie di Grazie. cuore, grazie di cuore. Grazie a voi. Un abbraccio forte. Ciao Bruno. Caspita che bordata Roberto Baggio, eh? È rimasto in silenzio tanti anni, ma poi. Lanciamo il toto sondaggio Vai. con chi si chiama, con chi ce l'aveva secondo te? Non lo so, sai. Io mi sono fatto un'idea. E con chi secondo te? Secondo me, proprio perché per l'enfasi con cui racconta poi il calcio, Adani? secondo me ce l'ha con Adani. Adani, Sì. anche io avevo Se pensato.
Ma non perché cioè, ma sia cattiveria, però è chiaro che Adani ci mette quell'enfasi, no? Anche un po' romanzata, e forse Baggio ha detto calmati un Sì, attimo. perché se fa riferimento ai palleggi, capito? può O starci, lui eh? o Costa Curta, Però perché Costa Curta però è una gran tecnica, invece Adani proprio io basico. gli voglio bene, a Lele, per carità, No, però Adani è è fortissimo, però fortissimo, però scusate, ci sta la tua chiave di ci lettura. può stare. Ma questa è stata la settimana di Baggio, ma soprattutto di uno sfogo finalmente da Animal, anche in televisione di Pasquale Bruno, eh? È stato spettacolare. Mamma mia, a Cioè, Pasquale Bruno ha parlato per gamba tesa proprio. come faceva in campo, però ha parlato per tutti gli abbonati per tutti gli abbonati Sky non unilaterali, no? Non quelli del 38. Non quelli del 38, esattamente, non quelli del 38. Caspita, che botte. Ma poi guarda, a me fa rabbia perché Cuadrado è un giocatore fortissimo, veramente forte, forte, forte. Quest'anno se la Juve sta lottando per la Champions lo deve a due o tre giocatori. E lui è tra E tra questi. questi, Cuadrado è sicuramente tra questi. Però c'ha questo vizio che poi sta, come dire, tramandando attraverso l'esempio ad uno che già era abbastanza predisposto, come Chiesa. Chiesa, esatto, Dybala poi ne aveva già carpito i segreti in questi anni. Vabbè, ma scusami, ma tu, se sai che comunque il carpiato piuttosto che il tuffo in un altro stile viene poi premiato Esatto. puntualmente dalla concessione di un calcio di punizione o di un calcio di rigore. Tu che fai? Non coltivi questa Udine, abitudine? l'ultimo esempio, Silver. Ad Udine, l'ultimo esempio, perché quello non è fallo di Stryker Larsen. Cioè, arrivano tutti sul pallone, Cuadrado è già in tuffo, tocca lui il pallone con la mano, e alla fine il fallo va alla Juve, punizione e poi rigore. E pensa che E cambia la partita. ti risponderebbero ancora Mertens a Crotone. Sì, ormai è rimasto solo quello, ad esempio. Il Napoli con gli arbitri ha sviluppato un rapporto ostile sempre più profondo in questi anni. Forse solo quell'anno c'era andato qualcosina, perché forse eravamo così bravi e belli che anche gli arbitri un po' si facevano affascinare, no? Dalla grandezza di quel Napoli. Al telefono Niente pronto? a confronto a quello che accadeva altrove, chiaramente. Vabbè, figurati, scherzi. Al telefono, Pronto, pronto? buonasera. Ciao. Ciao Antonio. Salve, salve Tiber, salve Arturo. Mi Ciao Antonio. sentite? Sì, ti Mi sentiamo. sentite? Sì. Senta, io volevo chiedere qualcosa che va al di là dell'attualità, un po' negli anni ormai alle spalle. Sì. Sì. Siccome io sono un vecchio appassionato del Napoli, volevo sapere se avete notizie di Antonio Iuliano, che non l'ho mai più visto comparire in televisione, sui giornali. Mi sapete dire di Antonio Iuliano? Antonio, sicuramente avrà notizie del grandissimo Antonio Iuliano, Tony Iavarone, il nostro direttore che ci starà ascoltando dalla redazione, magari, ecco, dovesse girarmele in tempo reale, io a mia volta te ne parlerò. È chiaro che parliamo di un grandissimo campione, un'icona della Assolutamente. storia del Napoli. Fai bene a ricordarlo e vediamo, spero di poterti dare notizie e aggiornamenti tra poco, ok? Cioè, attualmente non sapete No, nessuna io no, notizia? Ho io no, io nemmeno io, capito. nemmeno io. So che probabilmente si sia un po' defilato dal mondo del calcio, però non ho notizie Infatti, dirette. Quindi non ti voglio dire cose non vere, Antonio. d'accordo, la ringrazio. Ah, prego. Buonasera. No, grazie a te, Grazie, Antonio. grazie Antonio. Fatto benissimo Antonio a Come no? ricordare una bandiera, un grandissimo calciatore. Vabbè, allora ci fermiamo, abbiamo il break pubblicitario, poi dopo cominceremo anche il giochino della formazione, della probabile formazione antispezia, con quei pochi ballottaggi che ci sono. In realtà spicca quello tra Lozano e Politano, Per me non credo. ce n'è Silver, forse solo in Politano. porta perché gioca Politano, Sì, sì. sì. Vabbè, ne parliamo dopo la pubblicità, tra poco.
Eccoci, torniamo in diretta. C'è Arturo Minervini, lo vedete in collegamento Skype, e c'è Peppe da Casori al telefono. Peppe. Buonasera Silver, buonasera Arturo. Ciao carissimo. Senti, niente, mi ha fatto piacere quel telespettatore prima che ha parlato di Antonio Mugnaco, grande calciatore, io l'ho visto a San Paolo giocare, ma soprattutto grande dirigente. Non ci dimentichiamo che fu l'artefice della venuta a Napoli di Diego Armando Maradona, con il blef di Sanchez, che disse che aveva preso Sanchez del Real Madrid, vi ricordate? Comunque, avere notizie del grande Antonio Totonno, come lo chiamavano ancora oggi noi, ma sono calciatori e dirigenti di un'altra epoca, tutti di un pezzo, che hanno dignità, quello che non hanno i dirigenti attuali, vedi paradosi della Juve con l'arbitro nell'intervallo di Udinese Juve. Comunque, la colpa è dell'arbitro? La colpa è dell'arbitro. È sì. Chiaro che non ha scritto nulla. No. Comunque, lasciamo perdere. È importante sabato, domani alle 15, perché dobbiamo mettere pressione a Juve e Milan, in quanto giocheranno con il risultato del Napoli, che già lo conoscono. Se vinciamo alla Spezia, e credo che lo faremo, perché diciamoci la verità, nei nostri occhi c'è ancora Napoli e la Spezia. Se non vado errato, 36 tiri in quella partita. Sì, sì. Se non vado errato, era un tiro al bersaglio. E lo Spezia, è vero, possiamo parlare di italiano, però diciamoci la verità, lascia il tempo che trova. I ragazzi, secondo me, dopo quello che è successo con il Cagliari, sono ben carichi e consapevoli, molto consapevoli, che sarebbero giocare contro tutto e tutti. Riguardo a Mazzoleni, secondo me ce lo ritroveremo contro la Fiorentina, ne sono sicuro, ne sono convinto di Mazzoleni. Poi volevo dire un'altra cosa per quanto riguarda la Superlega. Visto tutte le interviste di Ceferin in tutte le televisioni, e che c'ha il dente molto molto avvelenato, io non credo che la passeranno liscia queste squadre qua. No, o si adeguano Peppe. Sì, ma quindi cosa, per adeguarsi cosa vuol dire? Sconfessare anche l'idea, cioè chiedere scusa. Praticamente non l'hanno fatto. Il Milan sta scappando. Il Milan sta scappando e sta provando a trattare. L'Inter è già scappata, è rimasta la Juventus in compagnia del Real Madrid, Arturo. Sì, e poi sono i club che hanno spinto di più, no? Agnelli e ecco, adesso la vecchiaia, mi sfugge il nome del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ragazzi, vedi? Questi sono i primi segnali, sono stati quelli che chiaramente hanno spinto di più e sono quelli che faticano in questo momento a fare un passo indietro, a dire abbiamo sbagliato, ma in realtà... poi i segnali stanno arrivando, anche da Marotta, che dice la Superlega sì, era sbagliata nei tempi, però serve una revisione. È chiaro che qualcosa accadrà ancora. Io però trovo errato, ieri leggevo che tutti dicevano, giornalisti, opinionisti, dicevano non si può punire la squadra, bisogna punire i dirigenti. Ma chi le guida queste squadre? Le guidano questi dirigenti qui. Se la classe dirigenziale del nostro calcio resta questa e se la cavano con qualche inibizione, secondo me poi non cambia nulla. Certo. Posso intervenire, Silve? Certo che puoi. Allora, io no, è giusto quello che dice Arturo, per amor di Dio, però c'è un qualcosa di fondo che questi pseudo giornalisti, perché ne ho sentito anche io qualcuno anche a livello abbastanza grosso, come un giornalista di Sole 24 Ore che difende a spada tratta la Superlega, ma quando si dice ne soffrono i tifosi, ma perché noi del Napoli non abbiamo sofferto quando hanno fatto fallire il Napoli? Fateci capire, una tifoseria come la nostra, certo, vedere la squadra fallita e ripartire dalla C, la colpa non è del tifoso, la colpa, ma perché, scusami Peppe, tu ricordi il Napoli e la Fiorentina e il Torino, è la Fiorentina, è il Cosenza, il Torino, è l'Avellino, è il Palermo, è il Catania, è il Parma, lo stesso Parma,
lo stesso Parma. Allora, Peppe, per fare, scusami se ti interrompo, poi ti lascio continuare. Per fare una sintesi, c'è una netta scissione ormai tra il calcio, che è quello della passione del tifoso e delle tifoserie, e il calcio inteso come questi signori vogliono intenderlo, ovvero come spettacolo. Uno spettacolo che è equiparabile a quello dei grandi eventi, del wrestling, del Super Bowl, dovrebbe essere sempre Super Bowl. Tutte le volte che giocano queste 12 squadre, ad esempio, giocano 34 volte all'anno Juventus-Real Madrid, 34 volte all'anno, anche 38 volte all'anno vince il Real Madrid, però è un grandissimo spettacolo, che vuol dire business, vuol dire soldini, vuol dire ripianare la montagna di debiti, poi... Come 38 volte all'anno, Silver, poi Chiellini deve fare you pay, poi si stanca, ragazzi. Ma poi in generale però quel you pay per una volta conviene. Esatto. Prego Peppe, prego. Loro possono giocare anche 38-39 volte all'anno, ma nelle regole UEFA. Nelle regole UEFA, rispettando anche la squadra tipo l'Atalanta, che se l'è meritata. Perché ha giocato bene, ma diciamoci la verità, l'Atalanta ha meritato la Champions, ma certo. Ha meritato gli ottavi l'anno scorso. E il sentore quale fu, Peppe? Ricordi le parole di Andrea Agnelli? Ricordo le parole di Agnelli. Contro il fenomeno Atalanta, sostanzialmente. Contro il fenomeno Atalanta. Però Agnelli non può parlare, perché a questo punto qua io metterei anche il Nottingham Forest, il Leeds, che hanno vinto anche loro le Champions League, le hanno vinto anche loro, all'epoca si chiamavano Coppe dei Campioni. Ma se tu dirigente che sta inguaiato di debiti ancora e vuoi Donnarumma e gli vuoi offrire a parametro zero 12 milioni di euro all'anno netti e un altro calciatore, vuol dire che la lezione non ti è servita a nulla, quindi questi soldi tu da chi li vuoi? Tu devi fare, sei un imprenditore, non sei uno qualunque, ti chiami Agnelli, sei un imprenditore e i conti alla fine debbono tornare. Io penso che questa volta Ceferin il famoso fair play finanziario lo farà attuare, e lo farà attuare per bene, oltre a qualche altra cosa. L'ultima cosa, poi voglio lasciare anche spazio agli altri. Sì. Osimhen, che grande giocatore. A me mi sembra di ripercorrere le gesta di Koulibaly quando venne a Napoli, diamante grezzo, poi trovò sulla sua strada il signor Benitez, che quel diamante grezzo lo fece diventare diamante. Secondo me Osimhen è questo, è un diamante grezzo, molto giovane, a dispetto di chi dice che si intende di calcio, che lasciamo perdere. E poi l'ultima cosa, Silvestro, sì. Che grande partita ha fatto l'altro ieri il signor, quel giocatore del Napoli, mi sfugge il nome, Jorginho, del Chelsea, Jorginho, mamma mia, che bel giocatore. Io quando giocatore. Vedo Peppe, quando vedo Jorginho ora penso a tutte le critiche che ebbe il primo anno di Napoli con Benitez. Le critiche di signoroni che di calcio che ne conoscono, ne hanno fatto i dirigenti, che non hanno capito nulla di calcio, nulla, quel giocatore l'abbiamo avuto noi ed è un grandissimo calciatore. Mi scuso se mi sono prolungato, ma perché lascio una buona serata a te e Arturo. Forza Napoli. Forza Napoli. Ciao Peppe, grazie. Ciao. Ecco il virgolettato un po' più ampio di Roberto Baggio che dice, e quanto riesco a capirlo, lasciare il calcio mi ha ridato vita e ossigeno. Stavo soffocando, troppo dolore fisico. Quando da Brescia rientravo a casa non riuscivo ad uscire dall'auto e chiamavo mia moglie che mi aiutava ad aggrapparmi al letto. Oggi vedo colleghi che sentenziano da professori, ma me li ricordo incapaci di fare tre palleggi con le mani. Totti non voleva smettere, io non vedevo l'ora. Ha avuto anche tantissimi infortuni, Roberto Baggio. Che fenomeno. Che poi è tra quelli, Silver, la lotta è con lui e pochi altri che si possono contendere il titolo, secondo me, di miglior giocatore italiano di sempre. Perché Baggio è stato... capace di unire davvero tutti, un giocatore incredibile, ha vinto il pallone d'oro, stava vincendo un mondiale praticamente da solo con quell'Italia che non aveva eccellenze, onestamente, a parte lui, una difesa molto forte, e poi ci fece male anche Baresi, quindi anche con tanta sfortuna, però Baggio, cavolo, quando si dice da quando Baggio non gioca più, non è più domenica, un po' è vero, perché Baggio rappresenta forse l'ultimo dei numeri 10,
sebbene poi si è sempre discusso, no? sul suo numero, sulla posizione in campo, un 9, un 11, un 9 e mezzo, come diceva Gianni Agnelli, però Baggio era Baggio, cavolo, e credo che anche poi in questa lucidità dimostri, ecco, Baggio come Jorginho, che il talento abbinato all'intelligenza ti fa fare grandi cose. Andiamo al telefono ancora, pronto? Ciao Silver. Ciao. Sono Raffaele di Sant'Anastasia. Ciao Raffaele, benvenuto. Senti, volevo farti alcune, non proprio domande, una sola in particolare. Allora, seguo tante trasmissioni sportive, quindi questo povero Gattuso che lo stanno massacrando, criticando, che sbaglia sempre, le sostituzioni, Osimè che non era buono, tante di quelle critiche pure a Meret, che noi lo dovevamo tenere stretto e ce lo dobbiamo tenere stretto, ma non pensano che fanno soltanto un danno all'immagine del Napoli, dei napoletani e di voi giornalisti che seguite il Napoli? Che dici Arturo, hai ascoltato Raffaele? Raffaele, ma girà poi delle posizioni, perché tu dici che Gattuso è stato attaccato, ma Gattuso è stato anche difeso da chi a prescindere l'ha difeso. Io sono contrario a chi a prescindere attacca e chi a prescindere difende. Noi qui, quindi possiamo rispondere per quello che proviamo a fare noi, cerchiamo di analizzare quello che accada. Abbiamo evidenziato quando ci sono stati dei passaggi a vuoto di Gattuso. Nell'ultimo periodo, onestamente, Gattuso, che gli vuoi dire? Ha fatto quel filotto di vittorie, ha riportato il Napoli in corsa per quello che è l'obiettivo. Adesso aspettiamo e speriamo di centrare l'obiettivo. Su Meretti sono poi totalmente d'accordo con te. Io ho sentito. Volevo soltanto precisare. Scusami, soltanto precisare un'altra cosa. Non dimentichiamoci che Gattuso ha dovuto fare a meno di tutto il reparto avanzato per un certo periodo di tempo, dove anche alcuni hanno avuto il Covid, altri non stavano bene fisicamente, anche Koulibaly non stava bene fisicamente, ricordo la partita con il Granata, siamo andati a giocare proprio decimati. Io non dico che Gattuso è un fior di allenatore, e neanche a me piace tanto, però perché provo a massacrarlo in questo modo? No, io sono d'accordo con Raffaele, cioè la mia analisi, più volte ho detto che sarebbe stato opportuno tirare le somme alla fine. E questo calcio qui non è il calcio tradizionale, normale, è un calcio... gravato dalla pandemia, da un grossissimo punto interrogativo che cambia le carte in tavola. E chi è più colpito dalla pandemia subisce anche in termini di rendimento. Il confronto con l'Inter. Non dimentichiamoci che anche Fabian Ruiz e Zelischi hanno avuto, infatti adesso vediamo come stanno giocando, perché se non sbaglio qualcuno aveva detto che anche Fabian Ruiz era un non era da Napoli, non... Fabian Ruiz secondo me è uno dei migliori centrocampisti attualmente in Europa. Sì, Arturo. No, ma Raffaele sta ricordando quelle che sono state poi le tappe che sicuramente hanno funto da ostacolo per quello che era il cammino del Napoli. Poi possiamo discutere su tante cose. Secondo me avere 2-3 punti in più, io non dico 10-20 punti in più, il Napoli poteva avere comunque 2-3 punti in più che oggi potevano fare la differenza, ma questa non è un'accusa apocalittica contro Gattuso, anzi assolutamente. Ma noi prendiamo soltanto, se vogliamo soltanto analizzare i due punti persi con il Sassuolo nell'ultima azione, che loro un fallo laterale a favore nostro. Certo. I due, diciamo, un punto con lo Spezia in casa, perché quella partita è stata maledetta,
cioè sono quei due o tre punti che poi alla fine noi ci troviamo dietro, se no stavamo al secondo posto. Ma purtroppo Raffaele, poi in una lotta così serrata sono i dettagli che fanno la differenza e chiaramente poi influenzano le analisi, è normale, ma questo fa parte del gioco. Però ripeto, i toni secondo me vanno abbassati, noi non li abbiamo mai nemmeno alzati, abbiamo onestamente raccontato quello che vedevamo, senza mai entrare nel personale, senza mai trascendere, almeno questo è il mio pensiero. Poi se qualche volta io personalmente l'ho fatto, non volevo farlo e quindi me ne scuserei, no. Ma non me ne sono accorto. Un'ultima considerazione e poi lascio anche spazio agli altri, perché hanno anche diritto altri di parlare. Un'unica cosa, io tifoso del Napoli da quando sono nato, abbonamento dal Napoli ai tempi di Savoldi, e mi ricordo che mos criticano il nostro amato presidente, che noi eravamo contenti se andavamo in Coppa UEFA, è come se avessimo vinto un campionato. Adesso sono 11 anni, 12. Che noi, 12 anni che noi stiamo sempre ai vertici e ancora ci sta gente che lo chiama pappone, che... Io vorrei sapere soltanto una cosa, faccio una domanda e poi vi lascio. Se non fosse stato da Laurentiis il nostro presidente, il Napoli oggi dove starebbe? Vi lascio una buona serata, spazio anche agli altri. Grazie, ciao, grazie Raffaele. Questo passaggio, sai perché è importante, Arturo? Nel ricordare che la scorsa settimana il Napoli ha centrato con il pareggio con il Cagliari la certezza di poter partecipare alle Coppe Europee per il 12° anno di fila, cambia proprio gli scenari. Crosetti lo scriveva, ne abbiamo parlato anche in redazione, pensa un po', 12 anni è la formazione di un ragazzino, cioè il Napoli ha lavorato sulle nuove generazioni con questi risultati, aumentando il numero di tifosi del Napoli. Ti ricordi qual era lo scenario al momento del fallimento e della ripartenza dalla Serie C? Inevitabilmente il ragazzino andava a scegliersi l'Inter piuttosto che il Milan, purtroppo piuttosto che la Juventus, la Roma, perché il Napoli non c'era. In 12 anni... Bastava guardare Silver le magliette, no, dei bambini strada di allora, ne vedevi pochissime del Napoli. Ad oggi invece è cambiato, anche per una politica poi discutibile o meno, perché a qualcuno piace, a qualcuno non piace, la strategia anche sul marketing del Napoli, però alla fine i fatti lo premiano, anche l'ultima operazione con Marcello Burlon, alla fine è stato un successo, al di là poi delle critiche dei tradizionalisti, degli integralisti, dei colori, io sono tra quelli, a me non piace questo stravolgimento assoluto delle maglie, mi rendo conto che ci sono delle esigenze di mercato. Però onestamente prima parlava Raffaele, dovessimo assistere al classico degli sliding doors Silver e ripensare a quell'estate del fallimento e a Gaucci dall'altra parte, giustamente Raffaele fa bene a dire oggi dove sarebbe il Napoli. Io posso essere certo che tutto quello di bello che abbiamo visto in questi anni, secondo me, non l'avremmo vissuto. Ancora il telefono, pronto? Sì. Ciao Silver, ciao, sono Renato. Ciao Renato, benvenuto. Saluto Arturo. Ciao Grande Renato. Arturo. Niente Silver, è meno male che c'è la dimenticanza e c'è anche l'ipocrisia, ma con rispetto di tutti, qua si dimenticano troppe cose. Prima cosa, che sono sempre stato preoccupato e sono sempre convinto che lo staff preparatore, tecnico, medici di Gattuso, non vanno proprio niente. Questo io mi preoccupo, questa squadra, adesso si sono dimenticati tutti quanti, che era un pateto d'anima. È vero che ci mancavano i calciatori, non so se Arturo questo me lo conferma, ma è una squadra che camminava proprio. Ma dopo queste 5-6 partite che grazie a Dio abbiamo rivisto il Napoli, ma domenica si è ripetuta la storia,
e si è ripetuta. Allora quello che voglio dire io, no, l'ingenuità, ma come si fa all'ultimo giro di lancetta a buttare un'altra volta due punti? Cioè, ma che ci vuole? La scienza per pigliare il pallone, per andare addosso a un avversario, dice questi non devono passare, la partita è finita. Allora che cosa voglio dire? Ho sempre detto che Gattuso in questo Napoli l'unica cosa che doveva fare e deve fare, non c'è riuscito, è la difesa. Allora se non ci trasmesse la Gazzim, se non ci trasmesse la determinazione, fagli vedere un po' come si marca l'avversario, falli marcare a uomo, falli essere, cioè questo non è difficile. Allora la gente, con rispetto parlando di Gattuso, la deve smettere, cioè si è dimenticato tutto. Gattuso deve, l'hanno preso dalle medie e l'hanno portato all'università, ragazzi non va bene, questo è per esperienza vissuta nel lavoro in tante cose, ma la stessa cosa l'hanno fatto con Pirlo, non so se ha visto, chi mi pare Puccinelli spaventato in Maruzzo. Ma Renato, ma non c'è partito. Quando copri a sto Pirlo, ma che buono, no. Cioè, allora, scusami, io non prego, mi prolungo. Niente, la pecca del Napoli è quella, preparatori e Gattuso, no, perché Silver, scusami, ma l'attacco del Napoli, io faccio una domanda a voi, specialmente a, ma stiamo scherzando, questi 5-6 là davanti non ce li ha nessuno, nemmeno in Europa, questi ti saltano l'avversario, questi sono veloci, questi tecnicamente sono tutti bravi, chi può che ci mette, cioè l'unica cosa che doveva fare Gattuso è pigliare sta palla e buttarla là davanti quando ha visto la malaparata, perché scusami, tu hai visto l'Inter, Conte che cosa ha fatto, ma quale bello gioco ha fatto sto gol. Questo quando ha visto le prime partite che non funzionavano, ha arretrato a squadra e è tornato 50 anni fa, ti ricordi il gioco italiano? Difesa Arcigni e palla in avanti, ha trovato attaccando adatti, questo è l'allenatore, ha vinto lo scudetto. Vabbè, poi diciamo pure su scudetto, ma con la Cilavinci, a Juventus aveva pari buscasso, un Napoli pari un deposito della Trabia provinciale, a Roma e Milano hanno fatto la corsa Rociucci, vabbè, comunque... Vabbè. Io non so se siete d'accordo, comunque ti rispondiamo che non fanno ancora ingenuità, perché io comunque non sono convinto che sono la prossima, ma non perché sono pessimista, ma parli qualcuno in oratori fanno troppi errori madornali. Sì, vi saluto. Ciao, ciao Renato, non posso essere d'accordo con te, ma assolutamente no, innanzitutto per il fatto che se fosse così facile come dici non ci sarebbero più gol al 94esimo, al 95esimo, nei minuti di recupero. Se tutti fossero così bravi da prendere il pallone e calciarlo lontano, non succederebbe mai niente negli ultimi minuti, in quelli di recupero. Non si può essere così trancianti. E non puoi fare il paragone tra Gattuso e Pirlo. Pirlo sta ancora cercando di capirci qualcosa e mettere una formazione regolarmente in campo. Cioè, una, che sia la stessa della domenica prima. Il Napoli di Gattuso, scusami, fino a qualche settimana fa, quando c'era la serie positiva delle vittorie, parlavamo di un Napoli organizzato, e l'organizzazione è frutto del lavoro, è frutto di un'idea che viene sviluppata a Castelvolturno. Dici che l'attacco, sì, l'attacco è forte, è forte e può diventare fortissimo, perché Osimhen, vediamolo l'anno prossimo. Questo è stato un anno di ambientamento con una marea di problemi, e i problemi che ha avuto Osimhen li hanno avuti anche altri calciatori, hai fatto riferimento a Fabian Ruiz, anche Fabian Ruiz ha avuto il Covid, cioè il Napoli è stato tartassato, è stato massacrato e oggi ha nelle sue mani il destino per andare in Champions League, quindi dovesse finire in Champions League, Gattuso secondo me avrebbe fatto un grande lavoro, perché non dimentico la Coppa Italia dello scorso anno, quando aveva ereditato una situazione disastrosa e disastrata, quest'anno l'obiettivo era quello. Poi, se mi dici c'è il rammarico, è certo che c'è il rammarico, perché l'Inter, che non è solo Lukaku e Lautaro Martinez, l'Inter ha una squadra che per caratteristiche fisiche è proprio spiccatamente europea, una squadra forte, organizzata da Conte, alla maniera di Conte, vince di solidità e di merito il campionato. Il rammarico c'è, perché secondo me il Napoli al completo per tutta la stagione avrebbe tranquillamente potuto contendere all'Inter lo scudetto. Però ritorno sul fatto che, scusami Arturo, Renato praticamente priverebbe al giocatore delle scommesse il gusto degli ultimi minuti.
No, noi non giocavamo più, Renato. Se no, vabbè. Che chiaramente qualcosa lì Silvio non abbia funzionato, abbiamo detto, ma è stato l'atteggiamento. Lasciare tutto quel campo a Cagliari è stata Sbagliato. poi una mossa sbagliata. Ieri, giustamente, tu difendevi Bakayoko, che qualcuno accusava di stare troppo corto su chi va a lanciare su Duncan, ma lì era tutta la squadra che si era fatta schiacciare, si era appiattita e non riusciva più a ripartire. Ma già da prima non mi era piaciuto anche Mertens, che ha toccato due o tre palloni, li ha spazzati via. Lui, che ha qualità, secondo me poteva gestirli meglio quei palloni lì. Quella forse è l'accusa, perché poi il resto, la cazzimma, l'aggressività, sono tutti stereotipi che secondo me poi nel calcio sì, serve chiaramente essere aggressivi. Ma poi penso che il lavoro e l'organizzazione facciano la differenza. Sul paragone Pirlo-Gattuso, Gattuso onestamente ne ha già fatta di gavetta, perché Gattuso ha allenato in Grecia, ha allenato il Pisa, è andato al Milan. Pirlo è andato lì per Dai. E allenare l'Under 23, si è senza trovato aver in mai prima fatto la squadra. panchina. Dai, non Non c'era c'è. manco il tesserino veramente quando ha preso la Juve in mano. E ti ricordi anche le super valutazioni, i super commenti al momento del tesserino? Guarda, io ho visto la tesi di Pirlo, che sembrava praticamente essere diventata, che ne so, una teoria all'avanguardia, qualcosa mai vista nel mondo del calcio, che Pirlo voleva attaccare con quattro giocatori, che difendeva con tre, robe, che veramente io penso che qualche collega poi si sia fatto vincere dalla vergogna, poi per quello che è accaduto dopo. Spero almeno. È tornato a farsi vivo Edo De Laurentiis? Sì, penso che proprio per chiarire, no? Tutto quel clamore, molti ci hanno accusato anche il Corriere dello Sport, perché dopo che io sono stato tra i primi a prendere, perché mi ero informato e sapevo che quel profilo era gestito da De Laurentiis, anche il Corriere dello Sport ci hanno scritto dicendo: ma come mettete fake news? Anche il Corriere mette fake news in prima pagina. No. Quello è il profilo nuovo, evidentemente, dietro la Vendis, e poco fa, infatti, da quel profilo ha postato una storia della partenza del Napoli, molto attivo, devo dire la verità. In questo momento in cui nessuno parla nel Napoli, l'unico che fa sentire la propria voce è il vicepresidente, che posta questo video e scrive: andiamoci a prendere i 3 punti, punto, proprio molto laconico, molto secco, Edo De Laurentiis, senza se e senza ma. Va bene, Arturo, staremo a vedere. Naturalmente domani appuntamento con Energia Azzurra a partire dalle 13:30 per seguire tutto di Spezia Napoli, pre, durante e il post gara del picco. Ti ringrazio, Arturo, un Ciao abbraccio. Silvio, a te buon lavoro. Grazie, grazie ad Arturo Minervini. Noi ci fermiamo, break pubblicitario e poi Francesco Marciano e ancora con le vostre voci. 8 e 41 minuti ci siamo in linea calcio, ancora 081 554 9988 per intervenire in diretta al telefono, via Skype in diretta Francesco Marciano. Ciao carissimo Frank. Hanno messo praticamente la cerniera. C'è Francesco? Eccolo qui. Eccolo Sì, io ci sono. Ci qui. sono, Silver. Perfetto, ti vedo e ti ascolto. Abbiamo una latenza che è abbastanza estesa, quindi ti introdurrò praticamente, Ci lasciandoti poi. proviamo? No, lasciandoti poi la parola, non c'è problema. Senti, caro Francesco, domani non si può sbagliare. Edo De Laurentiis ha postato poco fa, ormai parla solo lui per il Napoli, la foto no, la foto, il video dei ragazzi Sì. che prendono l'aereo alla volta della Liguria e dice: andiamoci a prendere questi 3 punti. Punto. Sì, parla lui, speriamo parli la squadra soprattutto, perché Silver è un'occasione più unica che rara, perché vincere contro lo Spezia vorrebbe dire, ne abbiamo già parlato, no? Qualche giorno fa, vorrebbe dire mettersi alla finestra e aspettare un qualunque risultato nell'incontro tra la Juve e il Milan, no? E qualunque risultato con la vittoria del Napoli andrà benissimo, per cui sarà fondamentale essere insomma in grado di battere lo Spezia, che sicuramente deve ancora salvarsi,
Però è anche vero che, insomma, voglio dire, una squadra come il Napoli ha già perso troppi punti anche con le medio-piccole, con le squadre pericolanti, eccetera. Per cui, sai, adesso mi aspetto veramente dal Napoli una prova d'orgoglio. Mancano quattro gare, Silver, quante volte l'abbiamo detto? Adesso quattro partite, 12 punti e si è in Champions. Per cui bando alle ciance, bando anche alle parole. E ormai quello che è fatto, bisogna soltanto vincere, Silver. È vero, è vero. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Sì. Buonasera, saluto Silver e Francesco, sono Caro Mimmo. Mimmo, ciao, benvenuto. Ben trovati, è da molto che non ci Sì. sentiamo. Volevo sottolineare che a riguardo di quello che ha detto Baggio, no? Sì. Io, se fossi lui, francamente, non parlerei molto se si fa accompagnare dalla sua signora a letto. Io ricordo, anzi a tal proposito, spero già in giornata o appena scendo di mandarti un fax di un articolo scritto da Doping i silenzi che fanno rumore, esattamente da Luigi Ferraiolo, vice direttore del Corriere dello Sport, attualmente presidente dell'USSI, il quale scrisse un articolo il 1 dicembre 2004 facendo in eretto in prima pagina sul Corriere dello Sport 40 calciatori della Juventus che dal 94 al 98 avevano utilizzato EPO, come scrive lui, sto leggendo proprio il suo articolo, EPO buono per una popolazione di 20.000 abitanti. In questi 40 nomi ci sta, io lo mando, poi non voglio rubare tempo, per cui ti leggi con calma questo articolo, Sì. magari ne parleremo in qualche trasmissione. Detto questo, per un inciso, per quanto riguarda invece il Napoli, caro Renato, perdonami, ho avuto il piacere di conoscerti. Ma non è una questione di preparatori, perché abbiamo detto che il Napoli quante partite ha risolto negli ultimi minuti? Il problema è che se tu rinunci contemporaneamente per 2 mesi, addirittura 3 Osimhen, del centravanti, in molte partite fai giocare a Lozano centravanti, a Politano a destra, io non so quanti allenatori starebbero lì a lottare ancora per la Champions, perché non dimentichiamo che questo Napoli è monco. Non da oggi, del terzino sinistro e soprattutto dell'Allan di 3 anni fa, perché gli manca il mediano che fa rubare i palloni. Noi ne abbiamo uno solo per tutto il campionato, si chiama Ebbene. Demme. Fabio Ruiz è adattato, non è mai stato un mediano perché non sa rubare i palloni. Zielinski non ne parliamo proprio. E chiudo con Zielinski. Noi abbiamo tanto parlato degli altri, ma a me queste quattro partite, io se Zielinski non è decisivo, io ci penserei un poco, oltre a Koulibaly, a Fabio Ruiz su Zielinski, se l'offerta è altissima, perché Zielinski non è stato mai determinante, fa la giocata singola, fa 4-5 dribbling in più che non servono a niente, disorienta la squadra, è un campione, ma campione nel senso è un ottimo giocatore, ma Zielinski deve giocare di squadra. Non so, è l'ultima cosa che dalla domanda che faccio a Francesco. Il famoso terzo occhio che permette a un calciatore di fare la differenza è che se tu non sei posizionato tale da poter tirare in porta, tu guardi col terzo occhio chi è più libero di te per buttare la palla dentro. Non è questo il massimo difetto del Napoli degli ultimi 5 anni? Non aver fare 30 occasioni da gol e buttare una sola palla in porta fa sì che il giocatore singolo si sente campione e vuole ripete 5, 6, 7 volte la stessa giocata che non gli è riuscita nella prima, seconda e nella stessa partita. Quindi praticamente non vedi il compagno di Luis. Faccio l'ultimo esempio proprio di Zielinski nella partita col Cagliari. Lui sta sul palo col portiere che Cragno che gli chiude il palo. Osimhen sta a 2 metri da lui con la porta libera e con le mani si sbatte tutto quanto, dice: ma chi tira in porta se io sto qua e la devo solo poggiare in porta? Ecco, se questo fa la differenza, e negli anni ha fatto la differenza, soprattutto in questi 4-5 ultimi anni. Grazie, buon fine settimana e forza Napoli. Grazie, grazie a te carissimo Mimmo. Francesco, non so se hai sentito perché l'analisi e il discorso in ballo era quello sulla validità di Gattuso. Gattuso sì, Gattuso no, si poteva fare di più, si poteva fare di meno.
Ho sentito il discorso, ho sentito Mimmo e lo ringrazio della domanda. Gattuso sì, Gattuso no. Credo che le strade si separeranno al termine del campionato, a meno di colpi di scena, perché sarebbe clamoroso un colpo di scena del genere, ma le vie del calciomercato, come ci insegna la storia Sarri alla Roma, invece è andato Mourinho, sono infinite, no, Silver? Per quanto riguarda il terzo occhio, beh, io penso che il Napoli non abbia giocatori da queste caratteristiche, di queste caratteristiche. Stiamo parlando di fenomeni, di calciatori, di grandi giocatori, di top player che sanno, sentono, avvertono, non solo sentono la porta, ma sentono anche che quando è il momento giusto per calciare o per servire il compagno meglio piazzato. Mimmo parlava dell'azione con il Cagliari di Zielinski, che invece di servire Osimhen ha tirato in porta, e quello è emblematico, no? Noi stiamo parlando di grandi azioni, grandi costruzioni che poi il Napoli purtroppo non concretizza. Vuoi perché manca il terzo occhio, vuoi perché manca la finalizzazione, vuoi perché c'è imprecisione, vuoi perché c'è un pizzico di sfiga, eccetera. Insomma, purtroppo tante opportunità il Napoli le ha sciupate. Poi l'hanno voluto tutti da Gattuso e vabbè, lo sappiamo Silver, quando il Napoli va bene, quando una squadra va bene, grande squadra. Quando una squadra in generale va male, è colpa dell'allenatore. Non c'è mai equilibrio da questo punto di vista. Però, insomma, Certo. per tornare al discorso che faceva Mimmo, il Napoli evidentemente non ha questi giocatori. Stiamo parlando tante volte di giocatori. Ecco, adesso assisteremo a due finali europee, una di Champions e una di Europa League, in cui ci sono ex azzurri disseminati un po', no? Ovunque. Sui campi, un po' ovunque, in attacco con il Matador, in mezzo al campo con Jorginho, in difesa, c'è cioè la spina dorsale, difesa Albiol. Guarda caso, Silver, guarda caso. Mente pensante della difesa è sempre stata nel Napoli magico di Maurizio Sarri, Raul Albiol. È inutile nasconderlo, l'abbiamo detto tante volte. Raul Albiol. In mezzo al campo, Jorginho non è mai stato sostituito, cioè un calciatore del ruolo di Jorginho non è mai stato acquistato, perché si pensava che Hamsik potesse essere il regista, che Fabiano potesse essere il regista, che Zielinski potesse essere il regista. Nessuno di questi è un regista. E poi è mancata la prima punta, perché senza nulla togliere a Osimhen, il Napoli, a parte Mertens, che chiaramente in quest'anno e mezzo è un po' latente per questioni fisiche, insomma, il Napoli manca quello che c'ha il killer instinct, no? Sotto porta. E allora, guarda, la spina dorsale noi la andremo a vedere in Europa, Champions League, Europa League, noi faremo il tifo per il Napoli comunque vada. Quindi spero che nel mercato prossimo 21 il Napoli corra ai ripari e prenda giocatori di questa caratura, di questo livello, che abbiano le caratteristiche giuste per sopperire anche alla mancanza non lo so, dei milioni di cui tanto si è parlato in questi anni. Andiamo ancora al telefono, pronto? Pronto? Sì. Ciao Buonasera, sono Roberto, chiamo da Capodimonte. Roberto, benvenuto. Cioè, 86 anni, mi ricordo addirittura vagamente il Napoli a Campascarelli, sarebbe dove adesso cioè, la stazione di Gianturco. Volevo dire una cosa per quanto riguarda gli arbitri. Voi siete molto giovani, subito nel dopoguerra il Napoli giocava un giocatore La Pazza, Roberto La Pazza di colore, era un giocatore di colore. E nelle ultime partite il Napoli si giocava la permanenza in Serie A insieme all'Inter e andò a giocare una partita a Milano che il famoso giornalista napoletano Gino Paolo, il grande Gino Paolo, direttore di Sport Sud che poi passò alla Gazzetta dello Sport, battezzò quell'arbitro che fece una cosa inaudita. Che si chiamava Bonivento di cognome e Gino Palumbo lo chiamò Malovento. Sì. Bene, comunque è stato sempre così. Comunque, per quanto riguarda il Napoli, vabbè, io sono tifosissimo del Napoli e spero solo che non venga Spalletto perché secondo me per Napoli non va proprio bene col carattere che c'ha. Secondo me finisce a cazzotto con il presidente Subito. dopo 7 giorni, dopo 3 giornate. Comunque, io spero che ce la faccio, ma comunque Gattuso ha dimostrato dei limiti obiettivamente, insomma, perché
perché le partite a un certo punto non si possono gestire con un giocatore che non sta bene fisicamente come Mertens e non metti uno anche Petagna, ma insomma non puoi mettere Mertens in quelle condizioni, anche se Mertens è un grandissimo giocatore ma non attraverso un grandissimo periodo. Va bene, vi saluto. Vi abbraccio e forza Napoli. Grazie molte Roberto, anche per aver fatto Amarcord. Prego, Frank. No, io sul discorso delle scelte, no, ancora una volta, è facile dire che non avrebbe dovuto giocare Mertens contro il Cagliari, ma ci doveva essere spazio per Petagna. Ora, se Gattuso avesse messo Petagna, ci sarebbe stato poi ovviamente lo schieramento dei pro Mertens, no? Dici, ma perché ha messo Gattuso? Perché Gattuso ha messo Petagna quando hai messo? Sì, sicuro. L'allenatore sbaglia sempre. Io non voglio passare per il difensore di Gattuso, lungi da me. A me piace come allenatore, nel senso che come uomo è inutile parlarne, perché uno che non le manda a dire diretto, fiero, una persona onesta, mi piace moltissimo. Come allenatore ha fatto i suoi errori e noi abbiamo criticato i suoi errori anche con fermezza, ma io penso che quest'anno Gattuso abbia avuto un po' anche dalla, come si dice, no, in gergo, dal fuoco amico, non abbia avuto sconti proprio, no? E insomma, secondo me merita più di un attenuante, fermo restando che, ti ripeto, ognuno ha il suo modo di vedere le cose. Io sinceramente, quando è entrato Mertens, ho pensato speriamo faccia bene, perché ci serve qualcuno che butti la palla dentro, oggettivamente. Poi non si regge in piedi, meglio Petagna. Anche Petagna era riuscito a un infortunio, non gioca mai, e quindi poi io penso sempre, l'allenatore in generale, qualunque allenatore, non è pazzo se non fa giocare un calciatore, non è che gli sta antipatico, lo mette fuori squadra. Cioè, se non gioca è perché forse non gli dà garanzie. Poi si può sempre sbagliare, perché ricordiamo come per esempio nell'anno dei 91 punti o anche precedentemente Maurizio Sarri aveva preso un po', passami il termine, la capata con Gabbiadini, che non doveva giocare, insomma, ecco, ci poteva essere forse qualche chance pure per lui. Cioè, ogni allenatore ha sicuramente le sue idee. Però ecco, in caso della partita con il Cagliari, sinceramente tante persone dicevano, ma doveva giocare Petagna. Noi non avremo mai la controprova, quindi sai, tante volte non mi trovo d'accordo, ma nessuno di noi ha la verità in tasca, purtroppo. È vero. Andiamo ancora al telefono, pronto? Buonasera. Buonasera, Silvia, mi chiamo Luigi. Ciao Luigi, benvenuto. Complimenti per la trasmissione, come sempre. Grazie Luigi. Niente, io ascoltando le varie, diciamo, TV locali, diciamo, che criticano anche la vostra, diciamo, vedo sempre un partito contro Gattuso e poi quelli là che affermano soltanto a problemi, diciamo, di infortuni, Covid. Nessuno, diciamo, dice che la verità sta in mezzo. È tutta, diciamo, una serie di cose. Anche me, non sono d'accordo anche con te sull'intervento del tifoso di prima, sì. Perché diciamo che il Napoli veramente, questo lo metto proprio per primi, gli infortuni hanno causato, poi ci sono stati casi di Covid, però ci sono anche alcuni errori di Gattuso. Ma questo l'abbiamo sempre detto. No, dai, ritornando al fatto che tu hai detto, allora toglierebbero il gol al 94esimo, al 92esimo. Sì, no, perché forse ti è sfuggito quello che diceva il nostro amico. Renato diceva, alla fine delle partite bisogna buttare il pallone perché ormai è finita. È chiaro che... No, aspetta Luigi, è chiaro che questo discorso ci sta, ma valesse sempre. Francesco, allora gli attaccanti non andrebbero più all'arma bianca cercando il gol che può arrivare, per fortuna di Dio, ancora al 94esimo, al 95esimo, al 96esimo. Cioè, questo era il mio discorso. Poi è chiaro, io sono stato il primo a dire, e l'ho scritto subito dopo la partita, che il Napoli si è praticamente concesso, si è concesso al Cagliari. Però se sarebbe un caso, io sarei d'accordo con te, se sarebbe un caso, ma quando ti fai rimontare con lo Spezia, il Sassuolo, il Cagliari, il Verona,
non sono più, però, no, diciamo che al 94esimo esiste che l'attaccante sei decisivo. E poi tu lo sai, la storia ci insegna, si sono vinti campionati con Allegri 1-0, con Capello prima ancora 1-0. Le partite devono finire così quando è il pulso di una squadra forte. Ci sono vinti campionati con... Aspetta, ti fermo un attimo, Luigi. Francesco. No, il punto è, hai ragione perfettamente, il punto qui non è però, cioè abbiamo parlato, la partita con Sassuolo è, cioè io penso che il Napoli si sia suicidato, perché lì con il Cagliari il Napoli prende gol perché si consente al Cagliari di crossare, si consente al giocatore di correre e di non buttarlo a terra perché sai se lo perde eccetera, ok? È una dinamica di gioco. Il Napoli contro il Sassuolo si suicida perché invece di gestire palla e mandarla dalle parti del portiere del Sassuolo la manda a centrocampo e prende il gol del 3-3 al 95esimo, il calcio di rigore. Aspetta Luigi, un sì, secondo solo. Prego Francesco. La domanda è: da chi lo vuoi? Nel senso, di chi è la colpa? Dell'allenatore oppure dei giocatori che lì hanno fatto una cazzata? Perché il punto è quello. Cioè, io penso che chiunque, qualunque allenatore al 94esimo, anche il più offensivista del mondo, dica: è finita la partita, tenete palla e non fate stupidaggine. Anche il più ultra offensivo del mondo, anche, non lo so, Zeman, il logo Bielsa, chiunque al 94esimo, quando tu hai vinto una partita in rimonta, è finita, hai palla in mano perché fallo laterale tuo a Sassuolo, per esempio, oppure con il Cagliari che manca un minuto, ma anche è finita la partita, qualunque allenatore dice: ragazzi, non fate cazzate perché ci portiamo a casa i tre punti, ci la giochiamo così, è finita. Da chi lo vuoi? Dall'allenatore o dai giocatori? Questo è il punto. Sì, io non volevo soffermarmi solo su questo, però ci deve essere, di Monte. Ci deve essere la mia diverso fra gli errori di Gattuso e gli infortuni e Covid. Questo mi voglio, perché quelle sconfitte di Napoli, quelle 9 sconfitte di Napoli del campionato, se noi le analizziamo e le dividiamo, ci sono partite in cui Gattuso ha regalato il centrocampo alla squadra avversaria, con Sassuolo in casa, con Milan in casa. Cioè, Locatelli fece il Maradona e lui finì la partita e non se ne accorgeva che serviva un altro centrocampista. Ci sono alcune partite che non le sa leggere. E poi è questo è pacifico, che il Covid, Osimhen 3 mesi, Mertens 2 mesi, è ovvio questo è ovvio. Ma Mertens, però Osimhen, non fare solo una parte e una parte. Zielinski, questo era il mio discorso. Ok, però scusami Silver se intervengo. No, fai. In gamba tesa. Fai. Però il punto è che tutti hanno la loro legittima e sacrosanta opinione ed è vero quello che si dice, sì, il Covid è però Gattuso. Io dico sì Gattuso, però il Covid, cioè la ribalto. Io dico sì Gattuso avrà fatto tutti gli errori del mondo, tant'è vero che Napoli ha perso 9 volte, una squadra che vuole andare in Champions non perde 9 partite, però ne ha vinte 21 o 22, adesso non ricordo, però ne ha vinte tante. Che cosa vuol dire? E ha fatto tanti gol, ne ha presi tanti eccetera, però vediamo che per 3 mesi no, io difenderò anche Gattuso. Cioè, questo non è un discorso, io voglio soltanto equalizzare gli errori, solo questo. Bravo, quello ci vuole l'equilibrio, secondo me l'equilibrio, perché ci vuole Gattuso, secondo me la bilancia però pende è un bravissimo a allenatore dell'allenatore però del Napoli. Dobbiamo riconoscere che deve crescere. Se stiamo parlando di una squadra di mezza classifica, Gattuso è un ottimo, un eccellente allenatore. Ma ti posso fare una domanda? Oppure addirittura Luigi, di vincere qualche volta il campionato? Ma perché? Aspetta, Luigi, scusami, ma secondo te, Luigi, questa squadra quanto è forte? È forte, questa squadra è forte. Questa, ma posso dire una cosa? Francesco, cioè, noi stiamo parlando, Frank. Aspetta, Luigi, aspetta, fermati solo un secondo. Fermati solo un secondo, Luigi, solo un secondo. Stiamo parlando, Francesco, della stessa squadra cui si imputava dallo scorso anno, per tutto quest'anno, da quando c'era Ancelotti, per poi arrivare a Gattuso. Stiamo parlando della stessa squadra cui si imputava mancanza di personalità, eh?
cioè la stessa squadra, è la stessa squadra. Francesco, vai. No, io voglio dire, la mia domanda a Luigi è questa: visto che sappiamo tutti, siamo tutti convinti che il Napoli sia una squadra forte e competitiva per la Champions, no? Perché più di questo, per me il Napoli non può fare, cioè non può fare, nel senso, non può che competere per un piazzamento in Champions, perché ha una rosa forte ma non fortissima, completa ma fino a un certo punto, perché le alternative non sono dello stesso livello dei titolari. Ma detto questo, questa è una squadra da Champions League. Allora la mia domanda è: secondo te, se il Napoli avesse avuto, non dico per 3 mesi, ma per 1 mese in più, l'attacco titolare, i centrocampisti senza il Covid, i difensori senza infortuni, il terzino sinistro che il Napoli non ha mai acquistato perché ancora andava a aspettare a Gulam, eccetera eccetera eccetera, sarebbe arrivato un poco più avanti in classifica oppure no? Ma senz'altro. E allora appunto basta, fine della storia. E allora Gattuso ha le sue colpe, però ci sono anche, tolto questo, ci sono anche alcuni errori di... Facciamo un po' di fantacalcio, va bene? Voglio fare una volta il tifoso. Gosens e Verratti, questa squadra deve vincere 10 consecutivi. Sono quelli i punti deboli del Napoli. Gosens sulla sinistra e Verratti davanti alla difesa, questa squadra vince per 10 anni consecutivi. Vabbè. Beh, il Napoli ha avuto Jorginho, che è, per me è più forte di Verratti, è superiore a Verratti, e Hamsik era superiore a Gosens, e quindi il Napoli poi non li ha sostituiti, perché poi aspettiamo sempre l'esplosione di Zielinski, e quest'anno, anche a causa del Covid, Zielinski per il primo semestre noi non l'abbiamo quasi visto, i primi 3 mesi, 4 mesi, perché ha avuto il Covid, poi la convalescenza, eccetera eccetera. Adesso è uscito fuori Zielinski, ma quest'anno è stato forse il primo anno decente di Piotr, che aspettiamo sempre come il nuovo Hamsik, il giocatore che ti fa fare il salto di qualità, eccetera eccetera. Non è così. Sì, vai veloce a chiudere, Luigi. No, velocissimo. Io sono stato forse mal interpretato. Gli errori e gli infortuni per me hanno lo stesso valore. Cioè la verità sta in mezzo, è un totale di tutto. Non è che io sto dicendo che gli infortuni non hanno pesato, assolutamente no. Buona serata. Ciao Luigi, grazie. Ciao. Il dibattito ci sta, però io direi... Silver, ma è proprio, per passare un termine, è la separazione, il Carnelutti e il Calamandrei, cioè ognuno è una scuola di pensiero diversa. È vero. Cioè, fenomeno, pollice su per me. Hai ragione, no, ma hai perfettamente ragione. Poi io stavo dicendo, il dibattito ci sta, per carità, televisivamente può anche attirare. Ma io metterei sempre davanti Spezia-Napoli, in assoluto. Cioè io rimango sempre, Frank, dell'idea che ho palesato il primo giorno di questo campionato. Ragazzi, prima di dare giudizi, aspettiamo la fine, anche perché si va sulle montagne russe. Tu hai ricordato tutto, poi nessuno di noi ha sempre salvato Gattuso. Quando abbiamo commentato la partita col Cagliari, mi pare che siamo stati tra i primi a dire che il Napoli si è consegnato nel finale. Perché però? Perché però? Bisognerebbe anche aver fatto ogni tanto una volta una partita in qualche disciplina sportiva, perché domini per 65 minuti, è il primo caldo, non riesci a segnare, sbagli in tutti i modi possibili e immaginabili sotto porta. Inconsciamente cominci anche a pensare, quando la gamba non va più e di fronte hai una squadra che invece corre, spinge, deve far punti assolutamente, cominci anche a pensare in maniera sbagliata, proviamo a gestire. Il Napoli non ha le caratteristiche. Il Napoli non sa gestire, forse se si vuole imputare, se proprio si deve dire qualcosa a Gattuso, e alla squadra Gattuso, il non saper gestire una situazione. Ecco, ricorderai appunto Napoli, ne parlavamo l'altro giorno, che era Napoli-Lazio che fece entrare Mertens al posto di un'altra punta, forse non era quella Lazio, era con un'altra squadra, ora non ricordo che partita fosse, ma il Napoli era in gestione del risultato,
Però Gattuso che diede alla squadra? Diede un segnale, detto, ragazzi, non 1-0, ma andiamo a fare il secondo. Entra Mertens, verticalizzazione per Osimhen 2-0, ti ricordi? Sì, sì. Con l'Inter, non mi ricordo contro chi era, però è stato così, è entrata una seconda punta a dar manforte all'altra punta che c'era già in campo. Quindi anche in questo caso Gattuso con il Cagliari non è che ha sostituito Mertens e ha messo un centrocampista, ha sostituito Osimhen e ha messo Mertens, non è che ha messo Mertens, ha tolto Osimhen e ha messo, non lo so, un centrocampista o un difensore, ha messo una punta per una punta, quindi comunque l'offensività della squadra era comunque garantita. La gestione purtroppo è stata fallimentare, è fallimentare, lo è stata nel corso dell'anno, questo è certamente un difetto del Napoli, è certamente un difetto che Gattuso non ha saputo correggere, ma questo è evidente ed è un limite su cui l'allenatore dovrà certamente lavorare, non tanto adesso perché mancano appunto 4 partite, quanto invece nel prosieguo della sua carriera. Io credo che, a proposito di equilibrio, Gattuso ha sbagliato in tante occasioni, credo che però ci sia stata anche tantissima sfortuna, per cui se devo fare la bilancia io dico 51 sfortuna, se proprio non vogliamo fare 50 e 50, perché per me 50 e 50 non è, quindi dico, se non voglio essere neanche troppo eccessivo, e voglio dire dai 55 o 60 sfortuna, 40 errori di Gattuso. Francesco, io ti saluto, ti ringrazio come sempre e ricordo anche che senza Fabbri, con ogni probabilità, il Napoli avrebbe battuto il Cagliari. Voglio ricordare anche questo. Anche questo è vero, perché nel calderone dobbiamo anche inserirci l'orrore Mazzoleni, Fabbri, eccetera, eccetera. Perché poi così, per me così. Quello era un grave errore che andava visto e rivisto al VAR. Insomma, quello, cioè, se tu non convalidi un gol, per me quello è un grave errore, è una grave decisione, un grave errore arbitrale. Cioè, altrimenti l'italiano poi è così bello, Silver. Cioè, l'italiano è una lingua difficile, però molto chiaro, molto chiara la lingua italiana. Cioè, se c'è un grave errore arbitrale, il VAR deve intervenire, ma più grave errore di un gol regolare non convalidato, di che vogliamo parlare? Un abbraccio fortissimo, amico mio. Forza, ciao Napoli, ciao Silver. Ciao, buon fine settimana. Ci fermiamo, break pubblicitario, poi di rientro con Italia Mele e con le vostre telefonate ancora. Eccoci, torniamo in diretta. Aspetta, andiamo con ordine. Datemi la redazione. Caro direttore, buonasera. Buonasera, caro Silver. Ciao Tony, come quasi di consueto a quest'ora del venerdì abbiamo un ospite in collegamento Skype. Ecco, bene. Che potrebbe dare nome ad un programma magari per il prossimo palinsesto. Vabbè, noi abbiamo già definito stasera Italia, buonasera Italia. Sì. Viva l'Italia, diciamo così, dai. Viva l'Italia, viva l'Italia. Attenzione a non invertire, perché sennò facciamo un partito politico. È vero. No, per carità di Dio, non siamo mai. Allora, Tony, veniamo alla copertina, come anticipazione del TG. La copertina non si occupa del coronavirus. Ah, cioè, nel senso che si occupa del coronavirus, ma con tutti quelli che sono gli addentellati della situazione, perché la Campania resta in zona gialla, ma le regole sono saltate, ma sono saltate tante cose in questa città, è saltata la mobilità, sono saltate, se ci fai caso, anche le cosiddette ZTL, le isole pedonali, dove praticamente circolano pedoni, biciclette a pedale, monopattini elettrici, biciclette a pedale assistito, furgoncini, insomma è una città dove accade di tutto e probabilmente qualcuno pensa che si possa far fare tutto e fare tutto. In più abbiamo poi quelli che sono poi effettivamente i servizi legati alla pandemia, al Covid. Abbiamo l'ennesimo attacco del presidente De Luca al commissario Figliuolo, che lo rimprovera perché nel conteggio mancano 190.000 dosi per ciò che riguarda la Campania. E poi il provvedimento del sindaco De Magistris, che chiude le strade per quanto riguarda questo weekend di accesso a quelli che sono i lidi e le spiagge napoletane, ovviamente divieto d'accesso limitato per quanto riguarda queste giornate. E poi insomma notizie di cronaca,
e altro. E poi c'è una cosa molto carina, al Museo Nazionale c'è una sirena, un oleogramma di una cantante vestita da sirena che canta le canzoni napoletane in tutte le lingue. Speriamo che arrivino i turisti, e può essere un motivo d'attrazione anche questo per rilanciare un settore che è quanto mai particolare e delicato e che sta soffrendo molto la crisi dovuta alla pandemia. Beh, sì, sarebbe bello perché vorrebbe dire ritorno alla normalità. Un'ultima battuta prima di salutarti, poi rush finale con Italia, tutto dedicato alle ultime da Casa Napoli in vista di Spezia Napoli. La Salernitana ha un passo, veramente ha un passo dalla Serie A. Sì, è il ritorno anni di una fa, piazza molto importante. 22 anni fa tu raccontavi, no? Di quella Salernitana, sì, bellissima. Io ho avuto modo di raccontare la Salernitana e ho avuto modo anche di ricoprire un ruolo alla redazione di Salerno anni fa, un ruolo di coordinamento. E la Salernitana è una piazza molto importante e soprattutto è una piazza che sente tantissimo il calcio e la propria squadra. È una squadra che quando è stata in Serie A ha fatto anche tante cose importanti, cose che l'hanno posta in una attenzione particolare. È l'altra grande piazza calcistica di Napoli. Io spero che accada quello che deve accadere, per cui conserveremo il Benevento e daremo il benvenuto alla Salernitana insieme con il Napoli. Perché voglio citarti una frase che ha fatto storia anche nel mondo del giornalismo e che riguarda anche il calcio: chi uno simma e chi bella parim. È verissimo, è verissimo. Tony, grazie, appuntamento tra poco col TG. Grazie, grazie. Ciao Italia. Buonasera Italia. Buonasera direttore. Buonasera. Allora, Ita, ancora una volta a violare, diciamo così, il silenzio stampa, ma diciamo molto così. È il vicepresidente che utilizza, il vicepresidente del Napoli Edo De Laurentiis, che utilizza i social. Ormai è diventato l'unica voce ufficiale del Napoli che prova un po' a raccontare quelle che sono le sensazioni, le emozioni e immagino anche i pensieri reconditi di questa società, dato il ruolo ufficiale così importante che riveste Edo De Laurentiis quando parla. Le sue parole, i suoi segnali non possono essere trascurati né passare sotto traccia. Devo dire che sto facendo anche un'operazione carina, perché oggi per esempio ha fatto vedere una parte brevissima chiaramente dell'allenamento di rifinitura della squadra. Insomma, devo dire che forse si potrebbe utilizzare l'abusata frase meno male che c'è Edo, perché altrimenti dalla parte della società ci sarebbe un silenzio pneumatico, un vuoto cosmico, non so più come definirlo, che non fa bene sicuramente al Napoli, non fa bene al calcio, ma fa tanto male soprattutto ai tifosi. Ma torniamo alle faccende di campo. Sì. Allora, immagino che tu voglia avere... la formazione ulteriore. Io vorrei, gentilmente. Ah, sì, adesso aspetta un attimo, chiamo Gattuso, me la faccio da no. Scherzi a parte, ci sono delle ipotesi che sono come sempre estremamente probabili, ma fino a che poi non viene dato quella ufficiale, noi rispettosamente ci teniamo un passo indietro, ma penso che ci si possa fidare di questa formazione che diremo tra un po', che poi è quella abbastanza prevedibile, con Meretti in porta, con Di Lorenzo schierato sulla destra a fianco a Manolas e a Rachmani, con la conferma di Sai sulla sinistra, l'intoccabile coppia di untouchable di centrocampo con Demme e Fabian, e poi Politano che ritorna a prendersi la maglia da titolare e da vaccinato, no? Insieme a tutti gli italiani inizio settimana si sono vaccinati tutti quanti in vista della nazionale, e poi ovviamente c'è Zielinski dietro Osimhen che non può essere spostato da lì, e Lorenzo Insigne il capitano che se la gioca sul lato sinistro. Insomma, questo dovrebbe essere l'11 che domani scenderà in campo contro lo Spezia. Andiamo al telefono, pronto? Buonasera Silver. Buonasera Vittorio, ciao. Buonasera signora Mele. Buonasera. Solo guardando la signora Mele mi sono saziato di soddisfazione di come parla. Silver, no, volevo un'informazione da te. Sì. Un Napoli o rimane? Sì, alle 3. Ah sì? No, ti spiego perché ti faccio questa domanda. Oggi ho visto Rai Sport, a Roba Campo Guarana, ha parlato della Juve, ha parlato dell'Inter che ha perso già, e tutte le squadre, se ci dovete dire che rimangono con Napoli. Ma è possibile su fatto? E poi è un'altra cosa che a te interessa. Rimane parto Giro d'Italia, parta Torino e si ferma a Roma. Sì,
Sì. Cavo Sud, andando proprio dopo al Botanese, si firma a Roma. Lo so. Tutti felice, no? No, sono felice di vedere quei ragazzi pedalare, però. Ma a me è una soddisfazione pure per me. È vero, no, è grave, cioè una cosa grave, una cosa. Poi un'altra cosa che sì. Ho letto, insomma, lo sai, poi a Bartitelli in famiglia da Juve, Ronaldo ha fatto un gran gol. La partitella in famiglia non è quello che ha fatto gli ex da presto, che è la partitella che io voglio, gran gol di Ronaldo. Vabbè, è sempre. Ma e comunque lo... riguarda la Champion Silvers, o buongiorno si vede la mattina. Noi ci abbiamo visto un metro che ci hanno combinati. Spera dica chi si caso più forte i Mazzolena e compagna. Perché guarda che è dura chi è in campione, è dura veramente. È dura, ma sto Napoli ci prova. Io me lo auguro. Abbraccio a tutti e due. Ciao Vittorio, ciao. Buon lavoro e forza Napoli. Grazie Vittorio. Grazie. Abbiamo il Giro d'Italia parte domani da Torino nel 1961, era il Giro del Centenario che partì da Torino con il trittico tricolore. Doveva essere una tappa tranquilla e invece si scatenò l'ira di Dio per pioggia e per la verve dei giovani neoprofessionisti che poi diventarono grandi campioni. Però un Giro d'Italia senza il Sud è veramente qualcosa di tristissimo, in linea però con l'idea della Superlega, con l'idea ormai avallata del format della Coppa Italia senza le squadre della Serie C. Mettiamoci in testa che lo sport va in un'unica direzione, che è quella del business, cara Italia. Quindi noi siamo di serie B, C, D, F, no? È un fatto conclamato ormai, se addirittura, come diceva il nostro telespettatore, Rai Sport dimenticano di parlare dell'anticipo di Spezia Napoli, insomma, mi sembra, no, sono delle cadute clamorose, onestamente, a questo punto. Noi continuiamo a invitare tutti i telespettatori a seguire Canale 8, perché almeno qui hanno tutto quello che vogliono sul Napoli. Così non sbagliano, assolutamente. Possiamo tornare al telefono? Pronto? Pronto? Sì. Sì, salve, buonasera. Sono Ciao. Marco da Fuorigrotta. Ciao Marco, benvenuto. Ciao Silver, buonasera. No, io volevo parlare un poco sulla questione arbitri, perché io sì. Penso che a questo punto la società sia abbastanza, diciamo, anche diciamo collusa su questo fatto. Dico collusa perché a questo punto non è possibile che una società che ci sta. Quest'anno Mazzoleni ce l'hanno mandato 12-13 volte al VAR. C'è il signor Orsato che ha arbitrato una semifinale di Coppa dei Campioni e ha fatto anche degli scempi in Lazio-Roma, in Lazio-Milan, scusami. C'è stato un arbitro e quindi sono stati questo signore, diciamo, che viene punito, non viene punito, questo continua a arbitrare a livello internazionale, fa anche le semifinali e le finali. E va, e Marco, e va al VAR per l'Inter a distanza di 3 anni. Però perdonami Silver, è verissimo, però perdonami, l'Inter però ha chiesto di non mandarlo più. L'Inter come società ha fatto qualcosa, mentre Napoli quando interviene un po' a dire no. Non vogliamo più questo signore. No, un secondo, Marco. Napoli dicendo io non voglio, perché questo signore, diciamo, è sfortunato con noi, è sfortunato. Sì, hai ragione, no Marco, tu hai perfettamente ragione, voglio solo chiarire una cosa, sì, che non esiste la ricusazione, no. Nel caso. Poi esiste però, no, però il potere, una dimostranza, chiamiamola dimostranza, no, esistono, possiamo chiamare dimostranza dicendo guarda, siccome quest'arbitro con noi è sfortunato, siamo superstiziosi, ecco, chiamiamola così, siamo superstiziosi, cioè, potete farci la cortesia di non mandarcelo più, solo questo, diciamo, ecco, no, scusami, così, diciamo bonario, Marco, bonario. Ragione, fammi soltanto completare, sì, figure, ufficialmente scusami. Noi non sappiamo, non si sa che l'Inter ha chiesto al designatore di non mandare più Orsato, però lo si capisce che l'Inter ha preso una posizione. Ora noi non sappiamo, e lascio la parola a Italia per la risposta, Marco, purtroppo mi dispiace che tu sia arrivato alla fine perché era interessante questo argomento, noi non siamo sicuri. Silvere, volevo dire l'ultimissima, due secondi. Così magari mi risponde anche la signora Italia, mi congiungo anche con l'arbitro Fabbri. Vai. Proprio 2 secondi, perdonami.
quell'azione di Osimhen, non puoi mettere una telecamera e poi fare una legge contro la telecamera, perché quando dice no, Mazzoleni non c'entra, l'arbitro non può intervenire, ma quella è un'azione che imputa un gol, cioè non puoi dire lascia il tocchettino dell'arbitro che ha visto il mignolo di Osimhen dietro la scapola di Godin, il VAR non può intervenire perché è una regola, ma come, tu metti una telecamera e poi fai una legge contro la telecamera? Cioè, guarda, ti dico la verità, Silver, noi purtroppo siamo drogati, perché questo sport davanti alla televisione ci induce sempre a prendere il telecomando e aprire la televisione e vedere la partita, ma ci sarebbe da chiudere le televisioni perché offendono l'intelligenza delle persone. È vero, Marco, un abbraccio forte, ciao. Un bacione, Silver, ciao. Buon weekend. Ciao, hai ragione, Marco. Ida, mi dispiace, hai 40 secondi, se ci riesci. No, 40 secondi, devo dire che ha perfettamente ragione, comunque l'arbitro non si può ricusare, devo dire che forse è ancora peggio, però più che il quarto uomo di Orsato, la designazione di Valeri, che ha una tradizione terrificante contro il Milan. No, però c'è una notizia dell'ultima ora da dare. La Supercoppa, la Lega, diciamo, della Supercoppa si è ufficialmente sciolta, il Milan e l'Inter ne sono venute fuori, c'è la possibilità di un deferimento per la Juventus invece, che si trova ancora in una situazione di pericolo per quello che possono riguardare le sanzioni della UEFA. Più breve di così non posso essere, do appuntamento a tutti domani alle 13.30 dal pre, durante, post, con le immagini esclusive, ve lo ricordiamo, esclusive dal riscaldamento del Napoli, solo su canale 8. Un bacio, Ida, grazie. Chiaramente si riferiva la nostra Italia alla Superlega. Ci fermiamo qui, ora il TG. Buon proseguimento, ciao.